Ciao amici e benvenuti da DJ Mr. Quindi. Quando Amazon mi ha proposto di testare nuovamente una macchina per caffè, oggi della Saeco by Philips, ho accettato immediatamente, anche perché ho avuto in testa una macchina simile del genere e poi sono un gran bevitore di caffè, quindi mi piace andare poi a trarre le differenze, le conclusioni, soprattutto se la macchina vale il prezzo a cui è venduta, che si aggira intorno ai 700 euro, però poi è variabile in base all'offerta, però prendiamo per il prezzo pieno. Oggi vi andrò a mostrare quello che c'è all'interno della confezione, primo avvio, ovviamente dopo qualche giorno andrò a dare le mie conclusioni sulla qualità proprio del caffè che questa macchinetta permette di fare. Parliamo di una macchinetta dalla doppia funzione, può sia macinare il caffè che andare poi invece a fare il caffè in polvere a due ingressi diversi, poi ve lo dirò. L'aspetto estetico devo dire è molto piacevole, la qualità dei materiali così al primo impatto sembra abbastanza ben costruita, lo vedete qui abbiamo tutti i comandi, poi li andremo a vedere da vicino, c'è compreso un filtro anticalcare. Al primo avvio va estratto l'erogatore, va alzata questa parte, sono parti che poi mensilmente dovremmo andare a fare manutenzione con il prodotto in dotazione. Per inserirlo dobbiamo staccare completamente dalla spina la macchinetta, tirare fuori il blocco, richiudere lo sportello, andarla ad accendere in modo che il blocco interno, il perno centrale, si vada ad allineare ai dentini di questa, se no altrimenti stare lì mezz'ora a inserire il gruppo che non andrà all'interno. Ho inserito il caffè all'interno, questa manopolina gialla tramite l'accessorio in dotazione, quello che poi ci permette di andare a mettere il caffè macinato in chicchi, tramite questa parte, la parte posteriore dell'accessorio, possiamo andare a regolare la macinatura, quindi se più con granuli più grandi oppure più fini. Qui lo vedete, ci sono tre chicchi, ora possiamo andare a fare il caffè, sono tre chicchi per impostati di default, questa è l'intensità del caffè che noi vogliamo nella nostra bevanda e possiamo andarlo a modificare tramite questo tasto. Qui aroma lo clicchiamo una volta, aumentiamo e ci viene riportato che è più forte, molto forte, quindi con tutti e cinque i chicchi inseriti. In questo modo caffè macinato, ce lo specifica qui sempre sul display, molto comodo e molto ben visibile. Quindi andiamo ad inserire, mi raccomando non inserite più di un erogatore di questo alla volta, quello fornito, perché può fare in questa modalità un caffè alla volta, mentre nella modalità macinato possiamo farne anche due consecutivi. Quindi andiamo a riempire la parte superiore di caffè macinato, diamo l'ok e in questo caso andrà a fare il caffè macinato senza azionare il macinino per i chicchi di caffè.
con tutte le difficoltà ovviamente di andare a recensire una macchina del caffè, insomma, a livello di inquadrature e immagini, cerco di riportarvi comunque un'esperienza quasi completa di utilizzo, in modo che avete sempre un quadro chiaro. Ovviamente speriamo che il caffè sia buono. Ho aggiunto il caffè, vado ad impostare, quindi che ho inserito il caffè, facciamolo in un'intensità normale. Allora, come dicevo, teniamo premuto questo tasto fino alla scritta memo e poi per il primo settaggio, poi ovviamente si può cambiare di volta in volta, dobbiamo tenere sotto osservazione la tazzina, perché dal momento che andrà a erogare il caffè noi dovremmo dare quanto caffè vogliamo nella nostra tazzina. Ovviamente è uscita acqua perché è il primo caffè. Lo stoppo in questo modo, vedete, ha memorizzato la, come ogni tazzina successiva dovrà andare a riempirsi di caffè. E adesso spero che esca del caffè e non dell'acqua. Finalmente il primo caffè. Ovviamente non vi consiglio di berlo, ma di farne un altro successivo. Sembra abbastanza, almeno dall'aspetto, sembra invitante. Le modalità sono diverse. Qui, in base ad ogni pressione, possiamo mettere uno o due espressi. Qui possiamo fare un caffè lungo, un caffè con crema oppure un cappuccino. Dobbiamo andare ad installare, se vogliamo utilizzare questa modalità, l'accessorio in dotazione. Infine, per andare a svuotare la parte del caffè utilizzato, dobbiamo togliere questo beccuccio, altrimenti non ci permette di aprire, alzare questo, di aprire tutto il vano. Ci indica sempre a display che abbiamo aperto lo sportellino. Il caffè va all'interno di questo involucro. Ora, vabbè, non si vede, però c'è il fondo di caffè che dobbiamo andare a pulire quando la macchinetta ce lo ricorda. Poi ovviamente ogni settimana va fatta una pulizia del blocco centrale e ogni mese una pulizia totale. Molto comodo, ho notato questo, perché si accede veramente all'interno della macchina del caffè in ogni sua sezione e si riesce a pulirla completamente, perché è sì forse poco comodo questa parte, dobbiamo tirare tutta la parte, il fondo della macchina del caffè, però si riesce veramente a pulire ogni suo singolo pezzo. Questa l'ho trovata molto comoda per la fase di pulizia. La Graps non ci dà, non entriamo mai nel, non possiamo proprio accedere alla parte meccanica. E mentre qui possiamo farlo, quindi andare a pulire di persona, personalmente, tutte le parti della macchinetta. Gli utilizzi sono infiniti qui, cioè veramente ci vorrebbe 3 ore per spiegarla tutta. Possiamo andare a decidere la temperatura del caffè, il tempo di stand by, quindi quando abbiamo fatto l'ultimo caffè, dopo quanto tempo si possa andare a spegnere, si può decidere da un quarto d'ora fino a 180 minuti. Possiamo andare a contrasto, vabbè, del display, si vede abbastanza bene già così. Qui regoliamo la durezza dell'acqua, che io ho quantificato in 3 in base al risultato che mi ha dato il misurino, la linguetta che c'è in dotazione. Il filtro, questo è il primo filtro di 8, poi va fatta una pulizia totale, l'8° filtro, quindi qui ci ricorda che il primo filtro è stato avviato, all'8° filtro dobbiamo fare una pulizia più mirata, non ci basta più cambiare solo il filtro, e qui si ritorna all'imposizione di fabbrica. Questa inizia degassificazione
per andare a fare una pulizia anticalcare e poi si torna alla lingua all'inizio. Che dire, una macchina che almeno nelle funzioni forse un po' complicata in confronto alla Craps era più intuitiva e soprattutto aveva riservato tutto nel display, qui dobbiamo andare a muoverci su più tasti, però devo dire che alla fine il libretto di istruzione aiuta, forse poteva essere fatto meglio, però alla fine per le conclusioni l'importante è che faccia un buon caffè.